Buonasera, aspetto Carletto Sassi per commentare la undicesima di campionato. Io personalmente sono stato a vedermi il derby di Genova, erano 5 anni che non si incontravano più la Sampdoria e il Genova, si sono incontrati con tale ansia da diventare anche pecore matte. Fuori gioco, non gli ha dato il fallo e c'era. Il signor Matteus aveva fatto il fallo, Matteus. Anche questo non si è ancora visto. Lisma è una cosa da uccidere. Il Milan calerà le arie, no? Oh, vedi che quello lì ci mette il ginocchio e poi con l'addome allontana la palla. Boccacci. Guarda se quello lì è un giocare da nazionale, campione del mondo, ma per favore. La tribuna stampa di Brera era... E voglio dire, da non imitare, cioè tu fotografi bene, signore, non comportatevi così, perché lui si sfogava, siccome nonostante quello che lui voleva far apparire un cinismo, uno che era stufo di tutto, andato al diavolo tutti, non ne posso più, era uno che aveva una grande passione dentro. E allora com'è che la sfogava? Gridando. Sei una bestia, Domenghini! Gli italiani sono psicolabili, quindi quando va bene sono entusiasti, quando va male insultano, ma siccome io sono uno di loro faccio la stessa cosa, regolare. Quindi non si sente uno spettatore, è un tifoso? Sì, io ieri quando c'è stato Polonia-Italia ero in mezzo a un gruppo di veneti, per fortuna, i quali mi accordo abbastanza bene, e facevo come loro, in più però non chiamavo per nome proprio i giocatori, dice bravo Marco, dai Giancarlo, non so io, Luciano, e io restavo strabiliato perché mi commuoveva sto fatto, però non arrivavo a tanto, ecco. Ma nemmeno all'urlo di Forza Italia? No, questo no. No, io insulto e gioisco. Una volta, mi ricordo, ai mondiali del Messico, qualche bello spirito è andato a dire a Domenghini, che tra l'altro era uno dei miei amori, no? Berkheimer, Domenghini, che io lo insultavo. E lui era arrabbiato, ma ha chiesto spiegazioni. Gli ho detto, ma non ti sono venuti a dire quando dico bravo Bergum, bravo Bergum? No, non mi sono venuti, hai visto? Non dovevi credere a questa roba. Adesso allora smetto di parlare di te. No, mi chiami ancora Berkheimer, va bene. Allora continuerò a insultarti perché sono un plebeo che ha giocato al football e che vive la vostra avventura, stando seduto naturalmente, con altri mezzi, però partecipo. E quindi quando fai male dico stupid, passa di chi, passa di là. Non ho vergogna di questo, è un gioco plebeo e da plebeo ho incominciato a farlo proprio quando appena ho potuto reggermi sulle gambe. Mi ricordo che eravamo a giocare in Polonia, io non giocavo perché mi ero infortunato e dietro la porta si misero a parleggiare alcuni giornalisti. Tralasciamo i commenti su certi giornalisti a livello calcistico, potevano solo parlare di calcio, ma quando avevano poi i piedi non sapevano assolutamente niente. Invece Brera, che aveva giocato a calcio, poteva far parte di quelli che sanno anche toccare il pallone con i piedi. Sono venuti a mancare due elementi troppo importanti, quali Anastasi e Rivera, perché sia agevole impostare una nazionale possibile. Comunque, io direi che mancando Rivera come centravanti di flottaggio fra due punte, quali Riva e Prati, si debba limitare l'attacco a Riva e allo stesso Prati, eventualmente da sostituire durante la partita con Chiarugi, e mettere Domenghini sull'ala che arretri a tenere l'uomo di Cera, quindi può stare in linea con De Sisti e giocare in centrocampo insieme a Mazzola, che dovrebbe spolettare dal centrocampo alle punte fra Riva e Prati. In difesa la solita Albertosi, Burni, Facchetti, Salvatore Libera e Puia stopper. Prima degli anni della televisione, quindi prima degli anni del processo di Guiscardi, erano tempi quelli in cui il giornalista autorevole della carta stampata, e quindi parlo di Brera ma parlo anche degli altri, potevano tranquillamente alzare il telefono e dettare quasi la formazione ai tecnici, parlare con i presidenti, imporre e orientare la campagna acquisti. Un giornalista del suo peso, con la sua logica, non pensa che può influenzare o che può imporre una formazione a un allenatore, per esempio? Io mi illudo, non penso, non respingo affatto questo, che non ritengo sia un'accusa, no?
Io vedo il football in un determinato modo, qualche volta, anzi spesso, mi capita che anche i tecnici la vedano come me. Io ricordo che quello che avvenne in Cile nel 62 e soprattutto quello che avvenne con Fabbri anche nell'Inghilterra nel 66, dopo la prima vittoria al debutto con il Cile. Vincemmo per 2-0, ma ci fu un imputato per tutti e soprattutto per la corrente breriana, in cui era associato anche Gualtiero Zanetti, Rizzieri Grandi del Messaggero, non volevano Gianni Rivera. E allora facevano delle pressioni perché Rivera venisse posto fuori squadra. E la seconda partita fu messo fuori squadra. Si gioca bene o si gioca male? Si gioca come sempre in Italia. Guarda, io vedo il football dagli anni 30, all'inizio. Si giocava sempre male, molto lentamente, bisogna dire. Mi ricordo polemiche già lette da Regazzino sul calcio illustrato di Boccali. Il vecchio Berra, che era il più serio di quelli che scrivevano di sport allora, lamentava che si giocasse male. C'erano due o tre squadre buone, il resto era poltiglia. Oggi la media è superiore a una volta. Il Brera che ricordiamo nasce a metà degli anni 60, però in quello che è il giornalismo sportivo, almeno Brera era già Brera nel 49, quando diventa direttore della Gazzetta dello Sport. In quel periodo scrive molto più di ciclismo, infatti a portarlo alla direzione sono due tour consecutivi con gli italiani che andavano bene, e di atletica, anche di pugilato, mentre invece negli anni 60, col passaggio al giorno, Brera si caratterizza e diventa il critico di calcio per eccellenza, naturalmente molto discusso per le sue idee. Al Giro di Calabria hanno finalmente vinto i corridori italiani, stranieri assenti. Sentiamo ad ogni modo l'opinione di Gianni Brera sul ciclismo attuale. Il mondo ciclistico italiano è a rumore per le recenti gravi sconfitte dei campioni oggi alla ribalta. Naturalmente molti che si interessano al ciclismo hanno iniziato delle disamine, delle inchieste per rendersi conto di come mai un ciclismo così potente come era il nostro nell'immediato dopoguerra sia caduto così in basso. La risposta non è facile naturalmente. Si potrebbe da Chito dire che abbiamo perduto i grandi, i campionissimi come Coppi, Bartali, ma la ragione è un po' semplicistica. In effetti i risultati sono inferiori alle nostre stesse paure, perché i percorsi sono diventati troppo facili e gli italiani sono invece idonei ai percorsi duri, che non innalzino troppo il ritmo agonistico e consentano invece di cavar fuori quel fondo che è una caratteristica peculiare dei nostri corridori dagli antichi tempi fino ad ora. Era un mondo del calcio, dello sport, in cui un giornalista, ma soprattutto il giornalista per eccellenza, il giornalista famoso, aveva dei contatti estremamente ravvicinati con i protagonisti. Brera andava a caccia con Coppi, oppure riceveva Bartali dopo aver scritto che era troppo vecchio per fare il tour, e Bartali gli prendeva dal pacchetto che era sulla scrivania tre Goloasa senza filtro, una dopo l'altra, gliele fumava e gli diceva: sono ancora vecchio. E Brera diceva: no, se vai al tour t'appoggio. È chiaro che noi ci troviamo di fronte alla necessità di far presto, allora, specialmente in ciclismo, lei arriva stanco, quasi come gli atleti, non esagero dicendolo, perché se lei pensa una tappa è magari di 300 km, ci sono alti e bassi, discese, salite, rischio della vita regolare, perché bisogna far presto, anticipare i corridori. Lei arriva sonato, diciamo, e poi quel che ha in pancia viene fuori, e anche la fretta deve improvvisare quasi sempre. Allora escono enormità e escono magari cose che poi hanno un vigore così spontaneo e servono nella lingua corrente. Negli anni 50, quando incomincia a scrivere Gianni Brera, si capisce subito che sta succedendo qualcosa di straordinario nel nostro giornalismo sul piano della innovazione, ma non solo dell'innovazione all'interno di una
di un passo avanti verso una modernità generica. E lui ci mette qualcosa di suo, di particolare, che non è eguagliabile né imitabile, per carità, da nessuno. E allora si capisce che il linguaggio sta facendo un grandissimo salto di qualità e di fantasia. Lo sport italiano, come la vita italiana, ha assunto forme notevoli e ormai indipendenti, insomma. Possiamo già esprimerci in italiano, sì, quando uso tech, alla volta lo faccio così per una memoria, diciamo, però c'è il termine contrasto che è più espressivo ancora. Non siamo riusciti a trovare, per esempio, la sostituzione di dribbling. Dribbling, che vuol dire ingannare. Una cosa che sicuramente lo faceva arrabbiare molto è leggere, come scrisse Umberto Eco, che lui, Brera, era il gadda prestato ai poveri. Gli sembrava una cosa insultuosa, offensiva. E devo dire che lui tentò diverse volte delle sortite letterarie, non con grandissimo successo, nel senso che qualcuno poi dice che nel momento in cui Brera si prestava alla letteratura c'era uno sforzo che invece nella sua scrittura sportiva assolutamente non c'era, dove c'era grandissima leggerezza. Martedì 11 ottobre, Cinesport ha tenuto a battesimo in Milano un nuovo settimanale, un foglio battagliero e coraggioso, lo Sport Giallo, che si ripromette di svelare i segreti che si agitano dietro le quinte dell'inquieto mondo dello sport italiano. Foglio che affronterà argomenti anche scottanti per indirizzare i lettori sulla strada della verità e per metterli in condizione di giudicare sempre bene. Lo dirige Gianni Brera. Oggi è nato Sport Giallo, che rifà la testata di un vecchio foglio glorioso a Milano negli anni dell'altro dopoguerra. Non si propone che un fine, dire la verità sullo sport, dire agli sportivi tutto quanto accade in Italia senza prevenzioni e senza pregiudizi di sorta. Non è legato ad alcun carro e promette di dire tutto quanto sa. Per me era prodigioso il rapporto qualità-tempo di Brera ed era anche molto bello vederlo lavorare in certe circostanze, proprio quando doveva scrivere molto. E c'era sempre un addetto alla dettatura, quando ancora non esistevano queste trappole elettroniche, che gli portava via una cartella appena l'aveva finita dalla macchina della Olivetti e andava a dettarla. Intanto lui scriveva l'altra e spesso nemmeno lo rileggeva. E il giorno dopo sul giornale nessuno aveva idea di come e in che poco tempo avesse scritto quegli articoli bellissimi. Buon anno! Peggiore del 1966 non potrà essere certamente. Gesù, non lasciarmi senza fiato, il cervello in girandola sulla scaletta di una tribuna stampa a Middlesbrough. Trilla il telefono. Lo stenografo avverte che qualcosa si è rotto. Immagina facilmente le mie coronarie fumanti dopo un cortocircuito. Vivo nascosto in un alberghetto antico di Durham. Ritrovo il fiume natio e compare immediatamente la TV per una dichiarazione sullo stile nel giornalismo sportivo. Per favore, ripetiamo. Lei guardava da una parte, la mano dell'intervistatore appariva nel raggio dell'obiettivo. Andate in malora. Menagramo che siete. Quando si leggeva l'arcimatto sul primo Guerin sportivo era qualcosa di straordinario. Valeva la pena di leggerlo. Era una cascata di idee, di menzioni, di frasi estremamente interessanti. Cos'era il Guerino? Il Guerino era un settimanale molto scritto in cui Brera faceva la prima pagina con la partita più importante, diciamo il punto sul campionato, e poi c'era una pagina all'interno chiamata l'Arcimatto in cui rispondeva a lettere di lettori che però potevano interrogarlo su Paganini, su Verdi, sulla ricetta esatta della zuppa pavese o su cosa pensasse di Gadda, e quindi era come se lui suonasse nello stesso giorno, il più faticoso, la domenica, due strumenti diversi. Ho scritto il pezzo per una rivista letta persino da Missiroli, grazie maestro. Ho scritto l'invettiva per il mio giornale, sfogatevi a Scala 40, è il vostro gioco. Sono disfatto, umiliato, misero. So che gli inglesi hanno tutto disposto per vincere, che dei latini parlano con disprezzo odiosissimo. Ho promesso di ritirarmi e qualcuno lo spera, ma solo gli ingenui mi ricordano l'incauta promessa. Quanto volentieri lo farei, Marrani. A molti dei vostri articoli basterebbe apporre la mia firma e non vi parrebbe vero che squagliassi. Non sarà mai. Cadrò con un jet in un mare tropicale. Vedrò morendo agitarsi le palme nell'uragano. Questo momento mi sembra di là da venire, toccaferro. Io qui sto, petto in fuori, ad aspettare l'anno nuovo. Il mio cervello canta aggredito da polpastrelli frenetici. Cavalco ronzinante contro mulini settimanali. Fatevi avanti, giganteschi argomenti per l'arcimatto. Che la mia lancia impietosa vi trafigga.
C'è stato un periodo folle della mia vita in cui la domenica scrivevo da 20 a 24 cartelle, 4 articoli, di cui l'ultimo occupava l'intera prima pagina del Guerino. Quando finivo, ero assolutamente fuori di me. Andavo alla macchina che sapeva la strada della stalla, come certi cavalli, no? Mi portava all'osteria, dove ero atteso da amici, incominciavo a bere del barbaresco buono e a nutrirmi. Pian pianino il cervello, che era un organo dolente, veniva sommerso pian piano da un benessere nuovo che era il cibo, no? E il vino. Ecco, questo aveva un significato proprio così di restaurazione. E poi non credere mica che quel che dicono, che si scrive da ubriachi, non si centrano assolutamente i tasti della macchina se sei ubriaco. Sai, quei grovigli di tasti, no? Quando sei un po' sbronzo, che vieni sorpreso dalla richiesta del giornale, vuole un altro articolo. Allora tu hai già mangiato e bevuto, convinto di poter andare a dormire tranquillo, devi fare un pezzo. Ti si aggrovigliano tutti i tasti, un disastro. Per scrivere bisogna essere chiari di mente. Quindi è chiaro che poi bevi perché ti piace e perché ne hai necessità fisiologica, oltre che spirituale. Sicuramente era rispettato. Rispettato perché, pur nelle sue posizioni certe volte intransigenti, lui aveva delle idee ben chiare su quello che era il suo modo di vedere il calcio. Ed era rispettato appunto per questo, perché non cambiava idea, non saliva mai sul carro del vincitore, cosa molto importante. Quando doveva dire qualche cosa lo diceva a tutti. E questo ti porta al rispetto. Avere l'indipendenza, credo, per un giornalista sia il massimo che uno possa aspirare facendo questo tipo di lavoro. E lui era un personaggio nel mondo del calcio che parlava di calcio. Un fattore sempre presente nelle vicende del nostro calcio è la polemica giornalistica. Spesso i giornalisti sportivi sono autentici personaggi. Nel fare il bilancio del girone di andata, abbiamo voluto interrogare uno dei più originali e discussi di loro, Gianni Brera, del Giorno. Verso quali orientamenti va il gioco in Italia? Bene, io direi che si sta rassodando su alcune scoperte critiche rese necessarie dall'andazzo che vigeva in Italia al tempo del BM inglese. Quindi abbiamo appurato che 3 uomini in linea in difesa non bastano e che per il nostro standard atletico e tecnico dobbiamo involvere alle formule degli anni 30, quelle che ci hanno dato le maggiori soddisfazioni. Ma ne va c'è discapito per lo spettacolo? Quale spettacolo? Ma questa è veramente una storia. I molti gol non fanno mica spettacolo. I molti gol fanno vedere gli errori di difese troppo larghe e la facilità eccessiva di attacchi facilitati appunto dagli spazi troppo larghi. Lei non crede di esagerare in tatticismo? Guardi, queste sono cose veramente comiche. Il football va studiato da competenti e io non ho fatto altro che a un certo punto accorgermi di ciò che avveniva in campo. Di qui sono nate le dicerie sulle tattiche, sempre sono state fatte le tattiche, anche giocando a dama e a scacchi. Solo che una volta dalle tribune stampa non ci si accorgeva di questo. A un certo punto si è dovuto fissare l'attenzione su alcuni fatti che avvenivano in campo, i quali ne determinavano altri. Ma il calcio è più geometria o fantasia? Ma io ho tirato fuori un titolo che servirà per il mio prossimo libro, riferendomi alle traiettorie della palla, le quali sono tutte geometriche, no? Quindi astratte. L'astrazione è molto vicina alla fantasia, anzi si direbbe che si regge solo sulla fantasia. Mi scusi la domanda, lei andava bene in geometria a scuola? Io benissimo andavo in geometria a scuola. Nelle polemiche tattiche non interferiscono mai motivi personali? Guardi, ho studiato scienze politiche e l'autore politico più raffinato che abbia mai prodotto l'Italia è Guicciardini. Mentre Machiavelli era in realtà un poeta, Guicciardini ha lasciato al nipote delle massime politiche, tra le quali c'è questa, che quale che sia l'ideologia di un uomo, sempre terrà conto dello suo particolare. Ho una telefonata. Pronto? Aspetta una telefonata a Torino, che ormai è tardi. Erano anni molto
proficui secondo me per la categoria, perché c'era una grande circolazione di idee. Come sapete, le due famose scuole erano quelle italianista, esponenti Brera e Gualtiero Zanetti, allora direttore della Gazzetta, e invece c'era una scuola più portata all'attacco, diciamo più offensiva, parlo di schieramenti di squadra naturalmente, che voleva una squadra sempre all'attacco, ed era quella formata da Gino Palumbo e Antonio Ghirelli. Buongiorno, queste immagini che vedete sono un'antologia di un anno meraviglioso per il Milan. E proprio oggi che finisce il campionato, vinto dal Milan così bene, riteniamo giusto dedicargli alcuni commenti ammirati per quanto è riuscito a fare e per il modo in cui ha fatto. Ritengo che Nereo Rocco abbia compiuto un miracolo veramente quest'anno, accozzando gente che sulla carta non dava molta fiducia. Io credo che a pronosticare Milan sia stata ben poca gente all'inizio del campionato, e fra questi ero io, però posponendo il Milan al Cagliari, il cui gioco mi sembrava migliore di tutti l'anno scorso. Sappiamo che il calcio è strano e sappiamo anche come il Cagliari è finito. Nereo Rocco al Milan ha compiuto un miracolo per questo solo. Non solo di psicologia il miracolo, ma di tattica. Ha saputo cavare il meglio da quel che aveva e ha ideato un modulo che senz'altro si propone anche per la nazionale. Il modulo è semplicissimo. Ha lasciato la parte fondamentale, diciamo, d'attacco a due punte più una mezza punta sulla destra, che era il vecchio Hamrin. Fra le punte e il forland immediato dell'area difensiva, uno solo, Rivera. I limiti di Rivera li conosciamo, sono di indole atletica, di fondo, diciamo. Però ha pochi eguali al mondo nell'intuire l'attimo della rifinitura e nell'inventare la rifinitura. Per giunta quest'anno ha anche segnato 11 gol, quindi il suo contributo è stato determinante. Ma sapendo Rocco di non poter contare su interni capaci di reggere al doppio compito di costruzione e di difesa, ha praticamente rinunciato al centrocampo, mettendo alle spalle di Rivera, unico a galleggiare in questa vasta zona, una linea che lui chiama con un po' di coraggio Maginot, fondata su cinque elementi: i due terzini d'ala, il mediano e l'altro interno e lo stopper. Dietro a questa Maginot Malatrasi e poi ovviamente il portiere. Riconquistata la palla, il difensore che la possiede esce dalla Maginot, cioè entra nel centrocampo, palleggia, serve Rivera e Rivera detta il passaggio per le conclusioni. Quest'anno si è aggiunto Prati al Milan dell'anno scorso, deludente come sappiamo, però è stato sicuramente Rocco che ha saputo sfruttare al massimo le forze di cui disponeva. Il Milan è una realtà che si impone anche in campo internazionale. E quindi per il Milan votiamo tutti con gli elogi che si merita. La tattica del calcio per me era una mania. C'è una cosa, lui, chi non giocava secondo i suoi dettami, lui vide nel 54 una squadra straordinaria, l'Uruguay, nei campionati del mondo 54. Quel modello per lui fu qualcosa di immutabile. E tutto si svolgeva in seguito secondo quel determinato, ma lui non si staccò mai da questo gran difensivismo tecnico che trovava in Rocco poi un campione di tattica calcistica, ma soprattutto secondo me il sodalizio era di vita, era nel litigare per il vino, nel farsi delle grandi magnate. L'avvento di Rocco al Milan fu straordinario perché diede veramente un'idea di quello che fosse la critica all'italiano. Gianni era malato e di colpo si trovò a Nervesa in seconda posizione rispetto a Rocco, che lottava solo sugli spalti del difensivismo italiano in una squadra di cui si era molto incerti e con un solo amico, scusate, con me, vicino a lui.
e fece 5 partite disastrose, come lui stesso può raccontare. Mi ricordo martedì, mercoledì, negli allenamenti all'arena, la gente che mi urlava: torna il vecchio Padova Catena Ciaro. Non so se Rizzoli o chi per lui ha visto che era un po' tentenante, che era un po' giù di morale, che, anzi, avevo parlato fuori dell'Andreola: guarda Gianni, io me ne vado, no, batti duro, aspetta ancora un po'. Insomma, Rizzoli mi ha chiamato, siamo andati a casa di Gipoviani, mi ricordo, a Nervesa, che non potevo uscire a casa, che era malato, e là mi sono sfogato, ho parlato di questo inglese che assolutamente per loro doveva essere Grips, doveva essere per forza un grande giocatore, invece in Italia era forte giocatore, ma come uomo non c'era assolutamente. Ma in ogni caso, dopo aver parlato, straparlato, ho detto: beh, signori miei, inutile qua che c'è, io ho sbagliato squadra, voi avete sbagliato allenatore, questo è il vostro contratto, arrivederci e grazie. Un po' di silenzio, poi il presidente Andrea Rizzoli ha detto: no, signor Rocco, lei resta al suo posto, vedrà che va bene. Veramente mi ha dato coraggio e da quel momento è venuta la scalata. Fenomeno Herrera andrebbe studiato così sotto gli aspetti della psicologia razziale, e allora si giustificherebbe naturalmente con risultati non tutti onorevoli per gli italiani. Si è determinata una specie di infatuazione per Herrera, un amore teorico, quasi una sottomissione cutanea, e anche più che cutanea, non posso dirlo, a questo mito di Feldwebel scambiato per caudiglio, per conducator, per un uomo magico. A Milano magone vuol dire voglia di piangere, nodo alla gola, e su questo giochetto di parole noi della stampa qualche volta ci intratteniamo divertiti, ma lui ricambia rabbiosamente. Sotto un certo aspetto ci è stato molto utile. In fondo lo sport è un transfer domenicale che aiuta a vivere. I milanesi avevano per l'Inter un amore quasi sempre deluso. Questa volta fiammeggiavano d'orgoglio e Herrera gli riusciva sopportabile, appunto perché consentiva loro rivincite mai sperate. Chanson de geste, al canto del terotero, uccellaccio alla pace della pampa. Piove. Proteste con due mascalzoni che si ergono all'impiedi davanti alla nostra cuccia. Por favor! Por favor, que nos deben trabajar. Veniamo da Milano, Lombardia, Italia, Europa. E loro due, stronzissimi incivili, stanno in piedi e non ci consentono di vedere la partita. Ma se per... Dale rojos, dale rojos. Gente invasata urla ritmicamente e magari canta. Marinaietto, italiota, privato del berretto da un moraccione torniturante. Un marinaietto dell'incrociatore Andrea Doria, che ha portato il presidente Saragat da Santos. Con lui sono altri 4-5 marò e un ufficiale. Aridame il berretto, prego. Ma che... Se lo passano di mano in mano, scherzando e anche ingiuriando. Uno prende una bustina di un soldato argentino e ne ricopre il capo brillantinato del marinaietto, il quale restituisce e prega: arrivate nel berretto, grazie! Niente, allora esasperato, il marinaietto si alza, la gente gli fa largo, raggiunge il moraccione truculento, gli spara in piena faccia un diretto destro che garantisce almeno 2 anni di palestra. Il moraccione folgorato ricade all'indietro e nessuno lo sostiene. Subito il berretto del marinaio discende le scale e raggiunge la capa imbrillantinata che suole coprire durante la franchigia. Prendo atto e mi rallegro. L'ufficiale non fa una piega. Seguo la partita. Anch'io. Caro Brera, io ti chiedo scusa ancora per l'anno scorso. Ti ricordi quando dissi così scherzosamente? E del resto io volevo fare un complimento. Cari spettatori, parla Brera, prendete il vocabolario, perché volevo soltanto dire che il tuo linguaggio è così, diciamo, arguto, così anche complesso, in certi casi è necessario. Quindi però ritiro il vocabolario. Cari spettatori, prendete l'enciclopedia. Parla Brera. Ugo, buongiorno. Intanto saluto in te il più grande attore della bassa, dopo Ferruccio Garavaglia, che era proprio di San Zenone, cioè del mio paese. L'incidente che abbiamo avuto è ormai esaurito, va tutto bene, ti ho pregato in dialetto natio di andare a scopare il mare, adesso invece ti ho ammirato, non solo perché sei bravissimo, cordiale, hai trovato una tua misura di attore perfetto, per cui riesci ovviamente a fare anche il giornalista, che è un mestiere molto facile, ma perché ti sei ricordato di Prati.
vorrei dirti che il nostro piccolo gruppo etnico, che magari parte da Venezia e arriva fino a Torino, ha dato centravanti della misura di Schiavio, che si chiama anche Stoppani e di Como, di Peppino Meazza, che è di Mediglia e di Milano, cioè Bassa Lodesana, verso di te, verso di noi anzi, poi Piola, che è di Pavia, Robbio Lomellina, provincia di Pavia, poi un certo Mazzolino, quello vecchio, e due nuovi adesso, e il signor Riva di Leggiuno, e ancora Pierin Prati, che è di Cinisello Balsamo. Siamo piuttosto orgogliosi di questo. Ma ieri tutti hanno visto, e mi fa piacere che il mio amico Bardelli l'abbia rilevato, l'uomo partita non è stato Riva, che è quella forza della natura, anzi sono arrivato persino a dire in un momento di esaltazione etnica che è una reviviscenza di Re Brenno, quello che ha detto Ve Victis ai Romani, eh? Gli faremo il monumento a Brenno in provincia di Como. Ma l'uomo partita è stato il ragionier Barbisino, che è qui vicino a me, e che quando io lo incontro sempre lo insulto, perché da anni si ostina a fare la prima donna, come la faceva Boniperti in un certo momento, prima del 57, quando ha capito che doveva lavorare per gli altri, sapendo farlo benissimo. Ieri il ragionier Barbisino è stato l'uomo partita, quello che giocando mezzala ha fatto esattamente come tante volte faceva Schiaffino, anche il suo golletto per aprire le segnature, e poi ha sempre recuperato, fino al punto da buttarsi a coscia tesa in tackle, uno dei tackle molto fallosi che vedevo fare dagli argentini, Pratto e altri in Italia negli anni 30, si è buttato in tackle su un tedesco che stava concludendo a rete dopo aver superato tutti. Io vedo strana gente che mi fa dei gesti con le mani, cosa fa? Eh? Devo guardare lì? Benissimo, allora guardo lì e non là, perché là vedevo Ugo e qui non vedo più nessuno, ho capito. L'attenzione di Brera all'etnos, alle razze, diciamo ai gruppi, credo risalga ai suoi studi sull'atletica, quindi atletica scienza dell'uomo, e quindi non solo morfologia ma anche porsi certe domande, perché per esempio ci sono nazioni che producono un sacco di atleti bravissimi nelle corse veloci, altre che non hanno mai prodotto un nuotatore. E questo voleva dire anche permettersi degli excursus storici, linguistici, gastronomici, quindi era un modo di parlare di sport parlando d'altro. Certamente Brera è stato il primo cantore della Padania, in termini geografici lo dico naturalmente. Buongiorno, questa è la cronaca breve, ridotta al minimi termini, di una battuta alle anitre nella riserva Balocchina, che è fra Milano e Torino, vicino all'autostrada, nel Vercellese. Sentiamo D'Ancelli. Da quanto tempo va a caccia? Lei è un bresciano, dovrebbe andare da molto sì, tempo. Sì, da no? Sempre, da quando mi hanno concesso la licenza da caccia. E... ho capito. E ha fatto anche il bracconiere, sì. Non ho mai fatto il bracconiere. Guardi, lei è una pace che non può non aver fatto il bracconiere. Detto tra noi, l'ho fatto anch'io da ragazzo. E che cosa caccia più volentieri? Beh, io ero un cacciatore da Lodole, comunque... Bravo, ecco. Visto, comunque chiaro. In riserva, quando ci invitano, ci fa piacere perché c'è tanta roba da ammazzare. Voi bresciani siete degli uccellinai maledetti. Io so che i miei compaesani pavesi ne volevano uccidere due proprio il primo giorno, perché sono andati a sedersi con le passere da richiamo, le passere hanno ucciso oltre 1000 uccelletti, inoltre 6 o 7 lepri che erano state elevate da altri sono state da loro uccise stando seduti, e poi alcune pernici, capito? Questo siete voi bresciani. Ah, sì? Sono stato al suo paese, ci sono andato sia quando lui è morto per il funerale, ci sono tornato perché avevo una casetta nell'Oltrepò pavese. E una volta che gliel'ho detto, ho fatto in tempo a dirglielo, è rimasto meravigliato perché io, siciliano, avessi scelto una collina dell'Oltrepò pavese. Lui stava proprio sul Po, cioè basso, nella bassa Padana. E ho capito un po' questo suo modo di essere, il fiume, tutto quello che l'ho rincorso, San Zenone Po, che lo rincorre un po' dovunque. Ho capito meno sto fatto della lombardità. Come se non essere lombardi fosse una macchia. Infatti lui cercava nelle persone che stimava
cercava sempre qualcosa che lo portasse a una Lombardità, ma i nonni, i bisnonni, insomma. Trova giusto che in una città come Napoli la gente spenda solo per gli abbonamenti 700 milioni in un anno? Non lo so, non so dire perché non conosco Napoli. È una magnifica città, ma non ne conosco le condizioni economiche, se non quelle che sono così di dominio comune. In fondo il calcio è l'oppio dei popoli e può darsi che i napoletani invece di andare al cinema vadano a vedere il calcio. È vero che certe squadre settentrionali godono di determinate protezioni? Protezioni da chi? Dal buon Dio, perché stanno in un paese non afflitto dallo scirocco come il Meridione, piuttosto evoluto economicamente, competente anche per quel che riguarda il calcio. Del resto il capo del governo è di Pizzighettone, come tutti sanno, e quindi noi siamo favoriti rispetto ai meridionali. Ha degli amici napoletani? Sì, ho degli amici napoletani, meravigliosi. Ma perché mi fa sempre domande su Napoli? Guardi, io Napoli la amo molto per quello che è Cartolina Illustrata. Nella vita qualche volta no, perché per esempio i napoletani mi offendono per come vivono, per come sono trattati. Cioè io, per dir meglio, mi sento offeso nei miei simili napoletani. Ma questo non mi induce a odiare Napoli, semmai ad avere comprensione per Napoli. Brera aveva tantissimi amici del sud, del centro, del nord. Per esempio il suo attendente, quando era paracadutista, con cui poi era rimasto legatissimo, era pugliese. Il suo medico di fiducia siciliano. Ma questo non è per dare delle patenti di non razzismo. Brera citava molto spesso un pezzo in cui si riconosceva, un brano dell'Editto di Ariberto d'Intimiano, intorno all'anno 1000, che recitava: chiunque venga a Milano e sappia lavorare è un uomo libero. Ho molta stima di Gimondi, istintiva, così forse perché è della mia gens, lo guardo e penso che faccia benissimo a risparmiarsi molto, perché stranamente mi sono fatto la convinzione che quest'anno il Giro sia tornato ai suoi cliché tradizionali. E cioè che si risolva sulle Dolomiti. Là voglio vedere il signor Merckx. Je pense que vous êtes un petit peu fou, mais je suis aussi convaincu qu'il n'y a pas de grandeur sans folie. Alors, vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous avez toujours envie de courir, vous n'avez pas peur. Un momento, Merckx, scusi, vorrei tradurre la domanda di Brera. Ecco, ha detto Brera, le ha detto, io credo che lei sia un po' matto, ma credo anche che non vi sia grandezza senza un po' di follia. Vuole rispondere al mio collega? Sì, je pense que je suis pas fou parce que hier soir tout le monde ne me croyait pas et je suis, après le souper je suis allé dans mon lit et je tremblais de fièvre. On a pris la fièvre, j'avais 38,5 de fièvre et après on a appelé immédiatement le docteur et le docteur il est venu encore à minuit et demi. Jusqu'à minuit et demi j'ai pas fermé l'œil, j'ai toujours transpiré et on m'a changé deux fois. Et alors, à minuit et demi, le docteur est arrivé et il a donné d'abord des antibiotiques. Et on a pris ce matin, à 5h30, on a pris la température et j'avais encore 37 de température. Je pense de devoir traduire autrement. Donc, Merckx, fino a stanotte alle 12:30, non ha dormito, aveva una febbre a 38,5, è stato curato con antibiotici, ecco perché io dico che è matto. E perché anche ho avuto occasione, sia pure un po' scherzevolmente, di chiedere l'arresto immediato di tutti coloro che spingono il ciclismo a questi eccessi. Merckx è un eroe del nostro tempo, lo va dimostrando, e stanotte assolutamente non credeva neanche di poter partire, invece è partito e ha vinto. Quando è caduto in discesa noi non lo sapevamo e abbiamo detto ecco che incomincia a perdere i colpi dopo essere stato il migliore in salita. Invece è caduto, ha cambiato una ruota, è arrivato e poi è arrivato qui con 50 metri di vantaggio e più. Sono veramente ammirato, on est vraiment admiré de vous, vous êtes un grand champion. Et ce que je vous conseille, non è sportif, c'est de ne pas exagérer parce que le giro è très long. 20 anni di calcio per Gianni Rivera, 20 anni, ma non, diciamo, non ti sei ancora scocciato di scrivere di lui? Molto, ma io ammiro Rivera, è anche intelligente, lo seguo persino alla televisione, bravo. È intelligente, è un uomo normalmente portato a fare il causidico, è stupendo.
Però ne ho abbastanza, perché immagini non ne trovi più, insomma. Pensi siamo che, vecchi tutti e due. Pensi che ne abbia abbastanza anche il pubblico? Non credo, perché quando azzecca fa le cose migliori che si vedano in fase di costruzione. Puoi darci un giudizio globale in questi 20 anni dell'uomo e del giocatore? Dell'uomo soprattutto, pensi che sia un anticonformista? No, anzi, è un arrampicatore sociale per questo, perché ha sempre teso a salire ed è per questo che non è molto ricco, ha sempre fatto la vita del ricco senza esserlo ancora, diciamo. E questo è un lato ammirevole, perché non è mai stato a guardare il palanchino, pur essendo un alessandrino, quindi un po' del nostro sangue, no? Di Bassaioli. Lui invece ha sempre fatto il signore per quello ed ha amministrato le proprie possibilità dinamiche con un'intelligenza superiore, perché ha corso poco. Nelle sue polemiche con Rivera c'era molto di strategia del contro. Lui capiva che parlando male di un grandissimo personaggio che aveva una popolarità immensa, e lui di riflesso acquistava una popolarità, magari un po' nefasta per certi versi. Come quando assaltarono il centralino del Giorno, perché lo aveva scritto male contro Rivera, e lui disse una famosa frase: spero che anche i fattorini del giornale si rendano conto dell'importanza di questo fatto cronistico. Qui Rivera mi ha strabiliato perché è scattato come non l'ho mai visto in campionato, dimostrando di avere anche un allungo temibile. Probabilmente era il rigore, ma eravamo fuori casa. E lui ha quell'aria lì di uccellino malmenato. A questo proposito mi viene da ridere. Io non posso negare che il mio fisico non sia quello di un Barison. D'altra parte, contro madre natura penso non si possa andare. Io sono fatto come sono, tutti mi vedono. Ma quella di Rivera è una crisi? Si può parlare di crisi? No. Non è una crisi, la colpa è nostra. Adesso io non vorrei qui assumere gli atteggiamenti del pubblico accusatore. Io sono semplicemente un critico il quale è interessato allo sport, che gli dà anche il pane, se dobbiamo essere proprio schietti. Ebbene, Rivera noi lo aspettiamo da 6 anni. Da 6 anni aspettate da me chissà che cosa. Non lo so, forse non lo sapete neanche voi. Forse quando avevo 18 anni non sono riuscito a fare quello che faceva Schiaffino a 30. Che terapia suggerirebbe a Rivera per uscire dall'impasse in cui si trova adesso? Io temo, non vorrei essere eccessivamente pessimista, che si debba ridimensionare e che si scelga una parte non tanto impegnativa da mettere in triste evidenza le sue lacune atletiche. Due cuochi d'eccezione da Piano Gentile nel ritiro dell'Internazionale. Volete darci una vostra ricetta per fare un bel gol? Cominciamo da 1 chilo di classe genuina. 8 etti di affiatamento. 6 etti e mezzo d'altruismo. E 20 di gocce di coraggio. Un pizzico di fortuna. Guardate là quel tiro, se era 5 centimetri più basso era gol. Un paragone fra Valentino Mazzola e suo figlio Alessandro è praticamente improponibile. Valentino era un brevilineo di bassa statura, aveva gran fondo atletico, si è potuto manifestare così allo stato brado, è maturato tardi ed ha avuto la somma sfortuna di arrivare al meglio durante la guerra e poi di perire tragicamente, come sappiamo, a Superga. Suo figlio è invece un longilineo e di indole completamente differente, oltre che di preparazione culturale.
Alessandro ha studiato, è tuttora iscritto sia pure per civetteria all'università, un giorno magari finirà anche gli studi, no? Come mi auguro, in modo che possa entrare nella parte tecnica del calcio. Avendo grandi qualità, essendo eclettico per natura, Alessandro Mazzola viene sempre impiegato in ruoli che non gli piacciono. Però serve ai commissari tecnici che lui giochi dove ha bisogno la squadra. Ma il suo sogno è realizzarsi come interno, appunto per essere in tutto degno di suo padre e forse, come io credo, un giorno superiore. Questo è il mio augurio. Io la ringrazio e devo dire che dir due parole dopo quello che ha detto lei è molto difficile, perché sarebbe preferibile piuttosto una coltellata che parlare dopo di lei. Tagnin segue Di Stefano con zelo ossessivo. Bravo Fie! Risti Guarnieri tende la zampa fulminea da ghepardo a umiliare il mio Ferenc. Sarti non deve parare palla. Suarez e Corso sono in allarme costante e corrono un po' troppo, specialmente Suarez. Felo dovrebbe venire controllato un tantino meglio. Suarez sta arretrato ma non lo marca. In tal modo Felo può approfittare di qualche triangolo in area, ma quel che non riesce a fare Suarez per la squadra. Mi commuovo a vederlo. Ho giocato anch'io nella sua posizione, center half, e so cosa significa avanzare al tackle impossibile, ben prevedendo che l'avversario farà triangolo e allora correre su chi riceve palla. E di nuovo sull'altro. Suarez balla con stoica applicazione. Più astuto è Corso, che del resto non reggerebbe a quelle manfrine, e più diretto il suo apporto alle punte, le quali non tengono palla, mannaggia loro. Mazzola sbaglia dei tocchi elementari, Milani corre a vuoto, ma le foche avanzano scodando. Facchetti e Bunic possono tentare sortite assai valide, così Guarnieri e perfino Tagnin. Nel finale segna Mazzola e tutte le mie amorose ingiurie rientrano. Gli dà la palla a Facchetti, lanciato da Risti. Mazzola non passa mai, urlo, non passa mai, infatti indugia e non passa, ma scaglia di destro a infilare il 7, dice che l'ha deviato Zocco. Tanti saluti e grazie a quel lungagnone legnoso e lento. 1-0. Visitiamo Inter TV, il centro milanese di produzioni televisive, dove si producono tra l'altro programmi destinati alla Rai e a Tele Monte Carlo. In questo momento si sta registrando quasi gol per l'emittente monegasca. Davanti alla lavagna sono autentici esperti quali José Altafini, Giacomo Bulgarelli e Fabio Capello, che giocano tatticamente la partita più importante della domenica. Anche noti giornalisti quali Gianni Brera con il suo fondo e Maurizio Mosca, specialista in interviste pungenti, danno vita a Quasi Gol, di cui regista e coordinatore sono Luigi Colombo ed Enrico Crespi. Tutti i venerdì sera su Tele Monte Carlo, in Quasi Gol, ho il piacere di parlare di calcio con Gianni Brera. Ma questa sera abbiamo anche il piacere di parlare con Piero Dardanello, che è il nuovo direttore di Tutto Sport, mio vecchio compagno di lavoro, bravissimo, competente di football, che ha giocato anche a livello C. E beh, noi siamo qui e presentiamo la Domenica Sportiva commentando di passaggio quello che è avvenuto la domenica scorsa e cercando di prevedere come andrà alla prossima. Non manca naturalmente la moviola sui gol o quasi gol, con il commento di Altafini sui rigori del campionato italiano, il più bello ma anche il più polemico del mondo, come Quasi Gol di Tele Monte Carlo ci ricorda ogni venerdì sera. La televisione è un mezzo magnifico, supererà il giornalismo, che diventerà un mezzo di lettura come era una volta. Lo leggevano i borghesi, quelli che avevano tempo, no? Quindi i nostri giornali erano tutti pieni di roba. Poi a un certo punto hanno cercato di adeguarsi alla fretta e sono diventati banali, no? Adesso vanno ricreando delle pagine da leggere. Non parlo del Corriere che tenta di rifarsi, ma parlo per esempio della Repubblica, che ci si trova magnificamente su una formula nuova, no? Non proprio ridotta all'osso come Le Monde, che davano come suo paradigma. Non è vero, la Repubblica è un giornale italiano che tutti i giorni dà da leggere. La televisione offre degli spunti splendidi a chi non ha il track della, come si chiama, la giraffa, dell'obiettivo, no? Per esempio io da anni lavoro in televisione collaborando a Monte Carlo, tante volte sono stato chiamato anche dalla nostra televisione nazionale, mi sono trovato sempre benissimo, basta che ci sia una disposizione così al discorso fatto bonariamente, senza cercare delle cime, altrimenti si cade. Bisogna proprio parlare come viene, penso io, no? Allora consente di dire tutto. Brera era uno che guadagnava tanto e spendeva tantissimo. Quindi lui aveva sempre, non dico il bisogno, perché non si può parlare di bisogno per uno che ha lavorato al suo livello, però
era uno che, per cui guadagnare era qualcosa che doveva far parte delle per mantenere la sua villa, la sua famiglia, il suo modo, e anche quel modo di essere generoso con tutti, perché stiamo parlando di una persona molto generosa. Allora io non riesco a stabilire fin dove Brera si sia dato alla televisione, perché un po' era un mezzo che insomma, è entrato nella nostra vita, chi più e chi meno ha fatto televisione, è successo anche a me e sta succedendo ancora, ma voglio dire, e quanto lo abbia fatto per il gusto di farlo. Buonasera. Dobbiamo commentare la quarta di campionato. La quarta di campionato aveva la prima partita fra due provinciali neopromosse. Diciamo provinciali, è un errore, incominciamo subito a chiedere scusa a Ulivieri. La Sampdoria è di Genova e Genova è una grande città. Ma dovevo precisare di aver invitato a mia volta, io che non sono proprio di casa, Pipino e Viola, per avere con lui dei dialoghi che mi sollevino un tantino dall'incombenza di fare delle interviste, perché io non sono del mestiere e a volte temo che quelli ai quali faccio la domanda becchino il pallino e non lo mollino più. Allora io che sono geloso, naturalmente mi risento. Pipino, presentati, perché vedi che ti sei vestito benissimo. L'unica giacca che ho devo ancora pagare. Ah, questo non lo dovevi dire, poi nessuno ti crede, no? Sono cose che si dicono così per essere spiritosi e far vedere che noi viviamo di carità pubblica. Brera in televisione metteva in campo due caratteristiche fondamentali che erano il suo modo sprezzante di considerare questo contesto televisivo e una sua timidezza innata che gli dava però, a mio parere, una cifra molto telegenica. La calma dell'onorevole Andreotti mi impedisce adesso di abbandonarmi a dei fescennini che... Però deploro anche Tito Stagno, perché la invita a scrivere di sport. Lei deve scrivere di politica e di storia, ma non di sport. Non le toglierò mai il mestiere, Brera, no. È troppo bravo. È quello che mi preoccupava, perché poi parla di Cattaneo, allora scriva pure che vedrà che nonostante la sua fama non riuscirà. Invece Ferrari Squarto, Bernardini, questi sono uomini da ricordare. Folk, si ricorda Folk? Certo. Ecco, io l'ho messo nella Roma di tutti i tempi, il Corriere dello Sport mi ha chiesto una squadra e ho messo Masetti in porta, ho messo Monzeglio. I due terzini, Monzeglio e Alemandi. No, Alemandi non lo voglio perché l'ho visto fare delle cose nell'Inter veramente oscene, no? Saltare a piedi pari nel petto degli avversari. Era veramente una cosa... E forse era distratto in quel momento. No, invece lì bisogna mettere... Vede a Milano quali estimatori trova, no? No, avrei messo Schiaffino libero dietro a Virkovod, che è un grandissimo stopper, no? E poi Ferraris laterali d'ala insieme a Nela e in centrocampo, naturalmente, Bernardini, Angelillo... E ancora, adesso non mi viene naturalmente perché non mi ricordo, Falcon che è un fenomeno. Chi è più bravo? È più bravo Falcao o Platini? Ma non è un confronto da fare, è più bravo Dante Alighieri o Shakespeare? Ma che discorsi? Dante Alighieri scriveva al tempo della scolastica, ha fatto un poema meraviglioso per il tempo della scolastica, il signor Shakespeare ha iniziato il grande barocco. Questi giocano tutti e due nello stesso periodo? Fa niente, ma hanno un altro sistema, uno non usa la terza rima, gioca di regia alla vecchia maniera metodista ed è Falcao, l'altro è una mezza punta che sa fare anche il resto, che sa fare tutto, no? Specialmente se lo lasci giocare. La partita di mercoledì di Coppa invece si fa sentire nelle gambe dei giocatori juventini e Trapattoni corre ai ripari mandando in campo Marocchino al posto di Boniek. Il polacco esce scuotendo la testa. Boniek, come giudica la sua estromissione di squadra? Scusi, sono troppo stanco per parlare, se parliamo dopo la partita. Boniek ha sofferto la primavera, dobbiamo pensare che lui è un nordico, proprio un baltico di razza, eh? Perché noi distinguiamo fra le nazioni, ma le razze sono altre cose, si distinguono
su un altro concetto. Lui è un baltico e quindi qui da noi adesso è primavera, lui l'ha sentita, chi l'avesse visto uscire rosso come un pollo si sarebbe senz'altro spiegato il cambiamento di clima e le sue difficoltà d'ambientamento. Un calcio più poetico, invece adesso c'è un calcio solo polemico. Lui non cercava la polemica, lui creava i personaggi e poi ci lavorava sui personaggi, una cosa ben diversa. Pipino, mi aspetto che tu mi interroghi, perché io sono stato a Torino a vedere... Sì, Torino. Mi ha sorpreso il fatto che tu abbia parlato tanto bene di Beccalossi, perché so che non lo ami. Io non lo amo, nonostante sia un mio paesano, perché ho il coraggio di essere onesto qualche volta. E allora difendo Bearzot che non lo vuole, fa benissimo Bearzot a non volerlo, ma lui è intelligente e carogna. Allora oggi ha giocato da interno mancando Müller in maniera superlativa, solo che davanti aveva proprio due povere cose che erano Altobelli e Juari. Come Beccalossi ha giocato senz'altro Marini in difesa, dando veramente la sensazione di essere il regista desiderato da quei difensori che hanno giocato benissimo finché ha retto Bagni. Bagni ha tenuto Hernandez, che è un signore da rispettare moltissimo, e quando Bagni si è esaurito perché fa lo sciocco, dimenticando che il centrocampista deve camminare, non correre, quando riconquista la palla deve darla via a qualcuno che rientri negli schemi, ovviamente, invece Bagni si lancia come un primitivo, come talvolta dimostra di essere, quale talvolta dimostra di essere. Io credo che Brera si sia divertito finché alla domenica sportiva aveva una spalla come Beppe Viola, da lui chiamato Pipineux, diminutivo del diminutivo, che sapeva toccargli i tasti giusti, sapeva perfettamente come la pensava. Altre volte l'ho visto più a disagio, ma forse era una mia sensazione. Comunque credo che i tempi della televisione non fossero favorevoli a una espressione fluviale, direi quasi da Rio delle Amazzoni, come era quella di Brera. La nazionale ha ricevuto il Messico con molta paura. Quando gli italiani hanno paura vanno benissimo. Quando gonfiano il petto poi si sente il rumore della vescica che si svuota. Io so per certo che la mattina dell'incontro gli azzurri avevano paura e che Bearzot stesso, uomo abbastanza calmo peraltro, erano preoccupati. E quindi sono entrati in campo decisi a battere prima di tutto se stessi. Il Messico si è subito offerto in feria, come diceva Carducci. Ha preso un gol e ha dimostrato di volere risalire, non ha difeso la sconfitta, dobbiamo essergli grato. E quindi ne ha beccati 5, esaltando il calcio all'italiano. Mi sembra che non ci sia altra spiegazione. Brera fece una singolare scommessa all'inizio del Mondiale, disse: se quest'Italia vince il Mondiale io vado a piedi a Tibidabo. Non era molto fiducioso evidentemente. Poi l'Italia, come si sa, vinse il Mondiale e Brera disse che fu più che una vittoria di Bearzot, fu una vittoria di Santa Rita da Cascia, in quanto gli avversari ci consideravano praticamente minus quam merdam, disse lui, e questo complesso di superiorità spinse Bearzot a giocare contro se stesso, cioè contro le sue idee, e questa fu la chiave della vittoria. Io devo fare una dichiarazione di principio. Io ero contrario all'assunzione di Sacchi, che si professa zonagro, zonista, quel che volete, insomma, semplicemente perché veniva meno a un indirizzo storico del calcio italiano, che aveva recato al medesimo un terzo titolo mondiale, no? E un titolo europeo. A parte ciò, il signor Sacchi non ha nulla che mi ripugni, va benissimo, e quando ho assistito alla miseria di quella sua nazionale, ho respinto l'apologo del carrettiere che mi aveva raccontato il mio amico Alfredo Valli, è famoso, ma non serve farne il nome qui. C'è un giorno col suo reparto è passato vicino a un greto dove c'era un vecchio carrettiere che si affannava a schioccare la frusta dei suoi cavalli, non gli davano retta. È passato il reparto e c'era uno che faceva il carrettiere, si è fatto dare la frusta, ha incominciato a schioccarla, ha prodotto raffiche di schiocchi per cui i cavalli prima si sono tantino allertati e poi ingobbendo hanno tirato fuori la bara, che è il carrettone grosso carico di ghiaia. Speravo che avvenisse questo, ma era un miracolo così annunciato prima troppo facilonescamente.
Sai che una volta mi ha raccontato determinate cose, alla vigilia della partita con Real Madrid qui, allora lui riunì la squadra e siccome Brera aveva scritto uno di quegli articoli in cui dava tutti i suggerimenti, marca questo, marca quell'altro, vai qua, cerca il contropiede, eccetera, allora lui pigliò questo giornale, questo articolo di Gianni Brera con la squadra riunita e disse: signori, io sono un democratico, andate a decidere voi, dobbiamo giocare come dice Gianni Brera oppure? E il Milan giocò con oppure, vinse 5-0 quella partita. La televisione fa violenza, non mostrando i motivi per cui l'arbitro ha concesso il giusto rigore contro la Fiorentina. La Fiorentina aveva fatto, scusi vicepresidente, dico la verità, il dibattito questo è aperto, un paese dove problema. Siamo pochi a dirla, perché tutti gli altri sono o servi di questo o di quell'altro. Io sono uno di quelli, per caro Brera, io sono uno di quelli che la dice. Il signor Van Basten ha subito un rigore al 7° e 30° secondo, quando Pioli gli ha dato la palla gol e lui, invece di cadere quando gli è andato dentro Carobbi, ha voluto tirare, tirando male, servendo il portiere fiorentino. Era già il primo rigore lì. Normalmente viene concesso un rigore a uno che sta andando in gol. Poi due altre volte è stato tirato a terra da Fiondella, non ho gli occhiali e neanche ho sentito mai parlare di un certo Fiondella, che l'ha tirato giù tre volte. La terza volta quel poveretto ha dato il rigore. E allora i ciompi che sono venuti da Firenze a fare quel lei è stato abilissimo e mi compiaccio che Cecchi Gori abbia un figlio così equilibrato e bravo, ma avranno scagliato qualche cosa anche dall'alto, lo so che hanno questi, ma quelli erano ciompi che si sono indignati per un atto di giustizia non solo attuato sul campo ma anche un atto di giustizia sportiva, perché il Milan doveva battere la Fiorentina, ha avuto tante occasioni, era giusto che almeno pareggiasse. Se la Fiorentina avesse portato a casa il risultato avremmo avuto lo scorno di essere meno del Foggia, capisci com'è? Rispondo subito, intanto sono d'accordo con lei che il Milan ai punti meritava forse più del grazie, pareggio. Grazie, fate un applauso, questa è una cosa. Come ha visto Maradona ieri Gianni Brera? L'ho visto con molta comprensione, come è giusto che un vecchio giudichi un altro vecchio. Ha finito, poverino, forse si allenerà. Tornerà a mostrarci per qualche fugace istante la sua classe, ma l'omino non c'è più, è un grassoccio che tombolotto, che trotta così. Quindi fosse per Laino lei non insisterebbe per mantenere sotto contratto Maradona un altro ma anno? Ma mi pare ovvio. Da questa puntata, la prima del 93, il processo del lunedì, lo dico con rammarico e con tristezza, sarà incompleto. Adesso mancheranno, lo avrete capito, il commento originale e la prosa inconfondibile anche nel parlato di Gianni Brera. Per me il rimpianto del grande giornalista e scrittore fa tutt'uno col dolore per un perduto amico, di un'amicizia antica e mai soggetta a incrinature. E il processo sarà incompleto anche perché, e forse questo è sfuggito a molti, perché le inflessioni meridionali che troppo spesso mi sono rimproverate si mescolavano alle cadenze padane di Brera in una significativa rappresentazione del fatto che tutte le storie particolari non solo non dividono, ma possono e debbono unire con maggiore forza di sincerità e di solidarietà. Viene un collega Rai a intervistarmi astrusamente. Devi rinascere. Chi vuoi essere? Ma non io, per carità, ma un tusso alto e flessuoso, capace di saltare 2,40 m battendo sul termitaio di argilla. Fra tre ore esplode la terra, finisce il mondo. Che fai in attesa di ritrovarti a Josafat? Sturo Barolo, Barbaresco, Barbacarlo. Chiamo i figli e dico loro, beviamo. Avete vissuto la parte migliore della vita, il resto non vale la pena di venire sofferto. Puntiamo gli orologi, un istante prima battiamo il palmo destro sulla doccia del gomito sinistro. Funclinamen cattivo, è toccato a noi. Dice Italo P, non è un merito nascere, neanche nascere poveri. E io rincaro, questione di irrigazione. Juan, salut.